l'acqua, dai l'acqua! Queste sono le immagini impressionanti dell'incendio che la scorsa notte ha divorato 200 ettari di vegetazione sul Parco Naturale del San Bartolo, nel Pesarese. Il video è stato girato da una imbarcazione al largo della spiaggia di Fiorenzuola di Focara. È arrivato alla strada, bisogna scappare via, è pericolosissimo. Vieni via! Sono momenti di puro terrore per un incendio che si è sviluppato lungo tutta la falesia. Le fiamme hanno distrutto la vegetazione risparmiando i due borghi di Fiorenzuola e Castel di Mezzo. Prende fuori, questo qua. E niente, ci hanno detto da evacuare. Io sono evacuato, sono andata cattolica, ho preso la mia famiglia e mia sorella, tre macchine, e stamattina alle 7:15, l'8, siamo venuti a vedere cosa era successo. Però la salvezza è stata che sono stati bravi a fermare il cucuzzolo, che è a 500-600 metri da Fiorenzuola, perché se il fuoco girava sotto non avevamo solo quello a mare, ma l'avevamo anche a monte, e col vento che soffiava Garbino, eravamo a posto, eravamo cotti. È intorno a mezzogiorno, nonostante il lavoro dei Canadair sia terminato, quello dei vigili del fuoco a terra prosegue per spegnere i focolai che ancora si sviluppano qua e là un po' in tutta la falesia. La falesia non c'è più, ci vorranno anni prima di rivederla come era prima, ma il presidente del parco naturale non si lascia prendere dallo sconforto. Adesso occorrerà intervenire innanzitutto prima di tutto con le opere, la verifica delle opere strutturali di consolidamento della falesia, poi l'inerbimento, dove quello naturale sicuramente ritornerà da solo, come è già avvenuto in altre situazioni, nel giro di qualche anno, uno o due anni, questa grande ferita non la si vedrà più. Poi occorrerà iniziare, diciamo, delle opere di piantumazione laddove, diciamo, la vegetazione ad alto fusto è andata persa. Via era arrivato qua all'ingresso di Fiorenzuola, sì. Dopo è arrivato fino a qua. È toccato al sindaco di Pesaro Matteo Ricci aggiornare in tempo reale i suoi concittadini sull'andamento del rogo, che è divampato intorno alle 18 ma che già verso le 21 di ieri sera aveva ripreso vigore e stava distruggendo tutto ciò che incontrava sul suo cammino, alimentato anche dal forte vento di Garbino. E stamattina, seduto su una panchina del borgo di Fiorenzuola, continuava a fare il punto della situazione al cellulare per tranquillizzare tutti dello scampato pericolo. È stata una nottata incredibile, di grande paura e purtroppo anche di grandi danni ambientali. Si è bruciata un pezzo consistente di una delle falesie più belle del mondo. E per fortuna, grazie al lavoro dei vigili del fuoco, dei volontari, di chi qui è sul posto, D'Angelo e Manenti in primis, siamo riusciti a tenere il fuoco lontano dai centri abitati. Come vedete, ha lambito il castello di Fiorenzuola e fortunatamente non ci sono danni alle persone, non ci sono danni ai centri abitati, e questo è sicuramente un bel sospiro di sollievo questa mattina dopo la paura di stanotte. Però il danno ambientale è rilevante, ovviamente la vegetazione rifiorirà, ci vorrà del tempo, quindi questa falesia rifiorirà, però i danni sono tanti e soprattutto adesso c'è preoccupazione per gli effetti negativi sul dissesto idrogeologico, perché non essendoci vegetazione, questa è già una falesia che ha tanti problemi dal punto di vista del dissesto, ed è previsto, grazie ad Andrea Biancani che è sempre stato presente, già lunedì o martedì un sopralluogo con i tecnici della regione. Quindi, diciamo, stamattina abbiamo una sensazione un po' duplice: da una parte di scampato pericolo, dall'altro di grande tristezza per ciò che è successo. E poteva andare molto peggio, perché ovviamente ieri sono state evacuate sia Castel di Mezzo che Fiorenzuola e c'è stata grande collaborazione da parte dei cittadini. E durante tutto l'esito il fuoco fa una paura immensa, e adesso saranno un paio di giorni di bonifica, perché grazie al lavoro dei Canadair di stamattina l'incendio è stato sostanzialmente domato, però per un paio di giorni ci sarà un lavoro di bonifica per evitare che rinascano altri focolai. C'è un sospiro di sollievo sul fatto che non è doloso intanto? Pare non sia doloso, dalle verifiche che hanno fatto i carabinieri alla forestale pare sia la causa sia, come dire, una scintilla nata in un campo agricolo mentre si lavorava la terra,
e quindi pare non sia doloso, almeno queste sono le prime verifiche che hanno fatto, poi aspettiamo ovviamente accertamenti da parte dei carabinieri. Per quanto riguarda la stima dei danni, che cosa succederà? Ma danni pubblici, sicuramente alcune stazionate, alcuni percorsi, non è quello che ci preoccupa più di tanto. Danni alle abitazioni private, sono state lambite alcune abitazioni private, però non come sembrava ieri sera, completamente bruciate. Quindi sicuramente qualche danno ci sarà, ma è limitato rispetto a quello che si prevedeva. Il vero disastro è ambientale. Una settantina le persone evacuate e ospitate nel vecchio palasport cittadino per la notte. La Capitaneria di Porto di Pesaro, che ha seguito le fasi dell'incendio dal mare, ha agevolato l'evacuazione di 9 persone a bordo di 2 gommoni da un locale conosciuto come il Circolino. Imponente il dispiegamento di uomini e mezzi dei Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Centro Marchigiano Antincendio, Polizia Locale di Stato e Carabinieri Forestali, che hanno lavorato fino all'alba, supportati anche dal cielo da 2 Canadair e un elicottero. Non bisogna assolutamente abbassare la guardia, anche perché le temperature sono altissime, il bosco è molto secco, stanotte l'incendio è stato abbastanza violento, quindi particelle incandescenti sono state trasportate verso l'alto per poi ricadere anche magari a una certa distanza, quindi noi manteniamo il controllo del territorio. Piccoli roghi sono divampati anche durante la mattinata. L'allerta è stata sempre massima e nessun evento, anche il più piccolo, come la ripresa di un focolaio sotto una panchina qui dove un tempo c'era il piccolo sentiero delle passioni, è stato tralasciato. A bordo di un'auto guidata dal presidente dell'ente parco Davide Manenti, insieme ad angeli del comitato e del dirigente del Genio Civile di Pesaro Smargiasso, abbiamo fatto un sopralluogo, preceduti in motocicletta dall'assessore regionale Biancani. Il paesaggio che ci si è presentato davanti è spettrale e lo sguardo fa fatica a cogliere tutto in una volta, due scenari così in contrasto. Da una parte il nero e il grigio della cenere, dall'altra l'azzurro splendido del mare. Ed ecco come si presentava la falesia questa mattina, quando ormai l'incendio era pressoché domato. Si tratta di un video girato a bordo di un aereo dell'Aeroclub di Fano. Un luogo che fino a ieri era un tutt'uno armonioso con la natura, una terrazza naturale sul mondo di rara bellezza da togliere il fiato e che oggi non c'è più, ma che presto ritornerà a splendere più bello che mai.